Siamo con Mario Canestra, dirigente del Soverato, per questa partita. Mario, che direi, una partita che il Soverato ha portato legittimamente a casa con concretezza, pragmatismo, senza infame, senza una partita che in questo momento va fatta in questo modo. Il Real Sersale ha fatto anche lui la sua onesta partita, però mi pare che Lombardo non abbia rischiato più di tanto, al di là di quelle occasioni di sette case, poi è finito. Sì, in effetti è stato così, abbiamo segnato subito, poi abbiamo controllato la partita, probabilmente non abbiamo cercato di affondare e a cercare di chiudere immediatamente la partita. Come giustamente dicevi tu, non abbiamo subito nulla, Gianmarco è stato inoperoso per tutto l'arco della gara. Certo, gli abbiamo concesso di giocare un po' di più, però va bene così. A questo punto del campionato interessa i tre punti dovevano essere, tre punti sono stati e va bene così. Sì, diciamo che io come al solito non è che voglio mettere il dito sulla piaga, lo sai benissimo, però io il Soverato su campi ottimi, al di fuori di questo Baldassare Siena, l'ho visto giocare abbastanza bene. Purtroppo il Soverato, io lo dico in primis, è penalizzato da questo campo, perché con la velocità che ha subisce questa handicap, lo subisce malamente, però io penso che qua bisogna cercare di trovare qualcosa per il prossimo anno. Sì, assolutamente, oramai la stagione si sta concludendo. Dicevi una cosa sacrosanta, lo stesso Criniti, Sanzo, quando partono e si lanciano la palla, poi devono ritornare indietro perché qualche rimbalzo un po' osceno, chiamiamolo, non gli consente di fare le solite galoppate. Cose che invece, devo dire la verità, già domenica scorsa ad Acri hanno fatto una partita esemplare, proprio loro due sono stati tutti bravissimi, loro due tra i migliori in campo, proprio perché lì con un campo perfetto sono riusciti a giocare ai loro livelli. Siamo con mister Cipparone, il mister del Real Sersale, per commentare questa partita che, diciamo, purtroppo per il Real Sersale è finita con questa sconfitta. Forse bisognava cercare qualcosina in più in avanti, mister. Soffrite un pochino la carenza di qualche altro attaccante? Non a caso siamo la squadra che ha segnato di meno. Quindi, io vado purtroppo a dire. Non a caso, però se i numeri parlano chiaro, cioè nel senso che quando una squadra riesce ad avere un volume di gioco notevole, per lunghi tratti padrone del campo, riesce ad arrivare facilmente sugli esterni, e poi è chiaro che ci vuole la qualità in mezzo. Se non hai la qualità in mezzo vai a sbattere contro un muro. Tutto ciò, ritengo che il risultato sia bugiardo per quello che i 90 minuti hanno espresso, perché tranne il gravissimo errore al primo minuto di gioco, su palla che avevamo noi abbiamo perso banalmente a metà campo, non sono scattati i meccanismi difensivi, abbiamo preso un gol da Polli. Per il resto penso che ha giocato solo il Real Sersale. Penso che il risultato sia bugiardo, perché quantomeno nelle due palle che ha avuto Nosdeo, uno il primo e uno il secondo tempo, quantomeno là una squadra arriva al pareggio. Noi purtroppo questo non l'abbiamo fatto, però ritengo sempre che il risultato sia bugiardo, che il Real Sersale per i 90 minuti meritava almeno il pari. Io dico che forse avete giocato bene la seconda parte del primo tempo, quando avete avuto quelle occasioni che potevate veramente pareggiare con sette case, con Nosdeo. Poi forse nel secondo tempo siete un po' calati, solo da questo punto di vista, anche perché, mister, io ho visto la partita, non è che voglio disdire quello che dice lei, Lombardo non ha fatto una parata in questo senso, però le migliori occasioni le avete avute in quella fase, quando avete veramente in pieno controllo, poi siete scemati un po'. Là è stata la massima esplosione della squadra, cioè gli ultimi 20 minuti del primo tempo eravamo proprio nella metà campo avversaria sistematica, abbiamo sviluppato il gioco, ci sono state quelle due palle gol, però nel secondo tempo è vero quello che dici, siamo stati molto confusionari, perché sì, ho inserito Mangano perché speravo che mi dava un po' di più brillantezza sulla fascia, invece si è centrato molto, non ha trovato la posizione, quindi siamo andati un po' a sbattere contro un muro, abbiamo fatto muro contro muro, però Nosdeo su quella punizione laterale, Nosdeo tu per tocco al portiere, Lombardo ha fatto un miracolo che gli è uscito addosso, quindi diciamo che la palla col clamorosa l'abbiamo avuta anche il secondo tempo. Sì. Ripeto, per il volume di gioco, per come la squadra è interpretata, per come, insomma, i svariati punti di differenza che ci sono, penso che oggi il padre lo avremmo meritato.